Guten Abend, lieber Telmo Pievani, liebe Alumni der Universität Padua, liebes äh, virtuelles und anwesendes äh, Publikum. Ein herzliches Willkommen im Italienischen Kulturinstitut Berlin. Heute Abend freuen wir uns sehr, äh, Professor Telmo Pievani zum Vortrag Freiheit der Forschung ein zu schützendes Erbe zu begrüßen. Der Vortrag zu diesem wichtigen Thema findet zu einem besonderen Anlass statt, und zwar der Gründung der Universität Padua vor 800 Jahren. Diese Universität zählte damit zu den ältesten Europas. Von Anfang an waren für sie und die Stadt die Freiheit der Forschung und der Lehre zentral. Ich erinnere an Galileo Galilei, der an der Universität Padua 18 Jahre lang gelehrt hat, und zwar von 1529 bis 1610. Und äh, ihr könnt da sehen, also den Lehrstuhl von, von Galileo Galilei, der in Padua auf, also aufbewahrt wird. Von der Bedeutung der Freiheit kündet auch das Motto der Universität. Universa, Universis, Patavina, Libertas. Freiheit der Forschung und Lehre als allumfassendes, fortwährend zu verteidigendes gesellschaftliches Gut. Wie wir auch heute wieder erleben. Passo a presentare in italiano il professor Telmo Piavani, che è il nostro ospite, lo ringrazio moltissimo di essere qui. Il eh, professor Piavani è filosofo e studioso della, in particolare dell'evoluzione, oserei dire anche epistemologo, ma adesso non so come la prende, e insegna, insegna all'Università all di Padova filosofia delle eh, scienze biologiche. Eh, è la prima cattedra di questo tipo in Italia e è anche eh, Sprecher, delegato del rettore per la comunicazione istituzionale e la divulgazione scientifica. Eh, ha studiato a Milano e eh, negli Stati Uniti, ma prima mi ha detto che è stato anche sei mesi a Berlino. E, e ha fatto il dottorato, lo ha concluso negli Stati Uniti e ha insegnato all'Università Milano Bicocca. È stato presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica ed è membro di numerose accademie, di associazioni scientifiche e di comitati scientifici internazionali. E aggiungerei che anche come si dice in tedesco Ein Begnadeter esseist, cioè uno... Eh, una, una, penna, una penna estremamente felice e numerosi sono eh, i, i saggi eh, che lui ha pubblicato. E delle sue, della sue pubblicazioni più recenti vi ricordo: Serendipità, l'inatteso della scienza. Cortina nel 2021 che è stato nominato al premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica. E noi, in realtà, abbiamo avuto anche il piacere di ospitare i finalisti del premio Galileo nella nostra estate in cortile quest'anno. E vi ricordo che per creare un momento di spannung, di tensione che il di questi cinque finalisti che noi abbiamo avuto il piacere di avere qui come ospiti, la prossima settimana, credo proprio a Padova, al Palazzo del Bo, verrà nominato da una giuria fatta da studenti di tutte le università italiane chi sarà il vincitore, quindi lo scopriremo. Potrebbe essere anche il professor Burlane. E poi ricordo anche Finitudine, un romanzo filosofico su fragilità e libertà, Cortina 2020, Imperfezione, una storia naturale, cortina 2019. Scrive per il Corriere della Sera con la Bale Scienze e per Micromega. Quindi eh, siamo molto curiosi di ascoltarlo. Mi rimane da ricordare, come sempre, che la traduzione simultanea dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, la dobbiamo a Johannes Hampel che è nella sua cabina e quindi credo che poi anche eventualmente, vediamo, avremo, avremo anche uno spazio di porre anche delle domande al professor Pievani che penso sarà disponibile e quindi lo prego di venire qui. Grazie, grazie davvero per questo invito. Eh, grazie Ioannes per il tuo lavoro <ride> spero di parlare in modo abbastanza chiaro e, e lento è un grandissimo piacere essere qui io ringrazio davvero l'istituto è stato bellissimo tornare dopo luglio e, mh, questa volta però ho un compito diverso, non devo parlare dei miei libri, della mia ricerca ma di una storia di una storia bella, eh, di una storia particolare che forse non tanti conoscono io premetto non sono uno storico della scienza quindi non aspettatevi da me una discussione accademica, tecnica sulla storia della libertà della ricerca. Ho pensato di condividere con voi un po' lo spirito delle celebrazioni della mia università. Io sono all'Università di Padova dal 2012. Prima stavo negli Stati Uniti, poi un passaggio a Milano, e adesso sono nel Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e sono anche appunto delegato della rettrice per queste celebrazioni. Eh, io e i miei colleghi stiamo girando per alcuni istituti nel mondo a raccontare questa storia perché pensiamo. Che sia una storia italiana, ma eh, come si ricordava adesso anche ricordando il nostro motto, universo universo, universis patavina liberta cioè questa libertà patavina è per tutti ed è universale. Quindi vorrei sottolineare, discutere un po' con voi questo elemento di universalità, della libertà di ricerca, e naturalmente concluderò, ma poi ne discutiamo insieme, su quanto sia minacciata oggi, in pericolo questa libertà di espressione, di ricerca e di, di movimento. Pensavo di. Cominciare la mia storia. Qui vedete la cattedra di Galileo appunto eh, accanto all'aula magna del palazzo del Bo. Eh, pensavo di cominciare questa storia dal XVI secolo perché quando noi studiamo la storia dell'Università di Padova ciò che ci impressiona molto anche come filosofi della scienza. Io sono di formazione primaria un filosofo della scienza, quindi mi occupo del metodo scientifico e dell'analisi teorica e concettuale della scienza. È impressionante vedere che cosa sia successo in una singola città nell'arco soltanto di cinque decenni. Basta fare due conti. Nel 1545 a Padova viene istituito il più antico orto botanico al mondo. Se non lo avete visitato vi invito a venire a visitarlo perché è meraviglioso. Tantissimi tedeschi tra l'altro vengono a visitare il nostro orto botanico perché c'è ancora la palma di Goethe. Viva, è proprio lei, è l'individuo che Goethe ammirò, studiò e sul quale, eh, a partire dal quale, scrisse delle pagine melli, bellissime della morfologia delle piante, descrivendo... L'archetipo della forma della mano che si può ritrovare nelle piante e eh, nelle foglie delle palme. E quindi è molto bello vedere ancora quell'individuo lì che, che Goethe osservò. Curato ovviamente religiosamente dentro una, una grande serra specifica proprio per lei, quindi è un po' la nostra mascotte dell'orto. Però è un orto che era nato ben prima dell'arrivo di Goethe, alla fine del Settecento, appunto 1545. È patrimonio mondiale dell'UNESCO, primo orto botanico al mondo a ricevere questo riconoscimento. Adesso ce l'hanno solo in tre: Padova, Singapore, e recentemente lo hanno avuto i Kew Gardens di Londra, ma soltanto po pochissimo tempo fa. Questo vi dà un po' l'idea anche no, del, del, delle dimensioni, della profondità della storia del nostro paese, eh, dell'Italia. Nella motivazione con la quale, la metà degli anni 90 l'UNESCO disse che l'orto botanico di Padova era un patrimonio mondiale dell'umanità. C'è una frase bellissima, dice, vi diamo questo riconoscimento perché in quel luogo la natura e la cultura, le scienze umane e le scienze naturali vanno a braccetto da quasi mezzo millennio. Che è una motivazione bellissima, perché in effetti è quello che in quell'orto botanico è successo veramente, natura e cultura, le scienze osservative, sperimentali, le scienze della vita e le scienze umane. Perché? Perché l'orto botanico di Padova era l'orto della Serenissima, naturalmente, era l'orto di Venezia. E deve la sua fortuna al fatto che gli esploratori mandati dai veneziani in tutto il mondo tornavano con molte conoscenze e molte osservazioni su piante mai viste prima e mai studiate prima. Quindi era un luogo di ricerca. All'orto botanico di Padova è stato studiato per la prima volta il caffè, tanto per farvi un esempio, che poi ci ha cambiato la vita. No? Adesso se io chiedo ai miei studenti, ma secondo voi il caffè è originario di dove? Subito, tutti dicono le Americhe. No, dove ci sono le piantagioni? No, il caffè è una pianta che ha un'origine precisa tra l'Etiopia e il Sudan, e uno dei primissimi prefetti dell'orto botanico viene spedito dai veneziani in Egitto e in Egitto, durante questa sua peregrinazione, viene a conoscere, viene a sapere di questa tisana scurissima che sostengono eh, i suoi colleghi egiziani, ha dei poteri meravigliosi: dei poteri di tenerti sveglio, dei poteri afrodisiaci, dei poteri di. di che, Favorisce il pensiero, la velocità del pensiero. Lui rimane molto colpito da questa cosa. Si fa dare la pianta, la porta in Italia, la porta all'orto botanico di Padova. Qui viene studiata, analizzata e nasce il caffè, nel senso che viene commercializzato il caffè. Dei, questa è un'idea dei veneziani che ci ha cambiato il mondo, come il pepe, no? come alcune piante, come la noce moscata. Sta per uscire in questi giorni un libro molto bello del mio amico Amitav Ghosh, grande scrittore proprio sulla storia del mondo letta attraverso la noce moscata. Ecco, si può leggere la storia del mondo anche attraverso il caffè. A Padova vengono studiate le proprietà delle patate, per la prima volta portate dal, dal Nuovo Mondo, vengono studiate le proprietà dell'agave, del girasole, di piante fondamentali dal punto di vista economico. Quindi è chiaro che per i veneziani quello era un luogo di ricerca, di ricerca sulla biodiversità vegetale, diremmo noi oggi. Ma era un luogo anche dove fare quello che noi oggi chiameremmo volgarmente trasferimento tecnologico o comunque trasferimento economico: nel senso che facevano economia, e si diventavano ricchi con quello che studiavano all'orto botanico i veneziani. E in più l'orto botanico di Padova ha questa peculiarità straordinaria che già nel 1545 eh, gli studenti dell'Università di Padova che era già stata fondata da molto tempo nel 1222 avevano un libretto didattico che li poteva per cui entravano dentro l'orto botanico e facevano didattica della biodiversità e delle piante dentro l'orto botanico. Cioè quando noi oggi diciamo che l'università ha tre missioni, fare ricerca didattica e terza missione, non abbiamo inventato niente. Siamo convinti di aver inventato chissà che cosa, ma nel 1545 si facevano già quelle tre missioni dentro l'orto botanico. Quindi capirete bene perché Venezia nei secoli in cui ha permesso la fondazione dell'orto e poi nei, fino alla fine del Settecento ha difeso strenuamente la libertà assoluta di quella istituzione di ricerca nessuno poteva interferire nessun comune nessuna signoria nessuna chiesa cattolica nessuna gerarchia nessuno poteva interferire sull'assoluta libertà di ricerca che si doveva svolgere in quell'orto botanico questa è succede nel 1545 e se voi adesso andate a visitare l'orto botanico vi invito a farlo troverete una struttura straordinaria perché c'è la parte cinquecentesca ancora intatta con tutta la la, la muraina cinquecentesca, dentro c'è la palma di Goethe, ci sono ancora i quattro spalti originali con la biodiversità originale della metà del cinquecento, le piante medicinali, le piante velenose, le piante acquatiche e così via, quindi già divise per aree funzionali, e poi c'è il giardino della biodiversità che è una struttura invece completamente nuova, inaugurata nel 2014, un science center di nuova generazione. Ci sono le serre ottocentesche che sono una favola perché sono come quelle che Darwin eh, che aveva Darwin a Down House, con quella struttura bellissima vittoriana, e se verrete dopo l'8 di febbraio del 2023, quindi ormai manca poco, potrete anche vedere in anteprima un nuovo museo che inaugureremo, un museo botanico, dove potrete vedere anche gli erbari storici dell'orto botanico con degli, con degli esemplari settecenteschi, ottocenteschi, fantastici e due cose uniche, due. Mm. Meraviglie uniche che sono l'algario, cioè una collezione di alghe, che per chi di voi, alla Emily Dickinson, è innamorato di questi preparati, vedrete che sono meravigliosi, perché sembrano dei coralli, ma in realtà sono delle alghe preparate su dei fogli, eh, fatte seccare, e che hanno mantenuto delle colorazioni vivissime, quindi sono meravigliose, sono dei pezzi fantastici, del 700 e e poi una spezieria medievale di quelle che c'erano nei conventi con tutti i principi attivi delle piante. Quindi questo vi invito a venire, dopo l'8 febbraio faremo una grande festa, lo inauguriamo, e se venite poi in primavera, poi vi consiglio di venire ovviamente a marzo, vedrete in tutto il suo splendore l'orto botanico. Però non voglio farla troppo lunga, questo succede nel 1545, tenete a mente le date, lo si ricordava prima, nel 1592 succede un altro fatto importante, a Padova arriva Galileo Galilei. Dalla Toscana, chiamato dai veneziani, a insegnare a Padova, che è l'università della Serenissima, a insegnare matematica, primo matematico dell'università di Padova, viene chiamato, ma anche filosofo della natura, che era l'altro termine che amava molto Galileo. E anche questo è interessante. A quel tempo non esisteva la parola scienziato, la parola scienziato è stata coniata per la prima volta nel 1831 da William Ewell da tutt'altre parti, in ambito anglosassone, e tra l'altro parentesi. William Ewell la co coniò questa parola per la prima volta dedicandola a una donna scienziata, Mary Somerville, una matematica. Quindi a me piace ricordare che la prima volta che è stato usato il termine scienziato era riferito a una scienziata donna, e, e da lì in poi è entrato nella, nella discussione. Quindi anche Darwin, per esempio, non usava la parola scienziato, Galileo, Newton erano filosofi della natura e a Padova c'era una scuola di filosofia della natura, Cremonini e così via, fortissima. Galileo arriva, lavora per l'arsenale di Venezia, eh, si fa fare, si fa garantire dei brevetti fondamentali sulla balistica, sull'utilizzo di diverse strumentazioni per, la, per il movimento dell'acqua, usa il cannocchiale, in chiave militare, lo sapete, no? Arrivava dall'Olanda, lo studia e poi decide di puntarlo verso il cielo. E succede qualcosa che non sto nemmeno a dire perché lo conoscete tutti bene. Le sue prime osservazioni sulla superficie della Luna, butterata e per nulla perfetta come prevedevano gli aristotelici. I pianeti Medicei, i satelliti di Giove, le macchie solari, e a un certo punto, mentre è a Padova, la stella nova, cioè si accorge che nel cosmo, a un certo punto, nel cielo c'è stata la nascita di una stella che noi sappiamo oggi essere stata una supernova. E, e questo mostra a Galileo che il cielo cambia, il cielo evolve, il cielo è qualcosa di materiale, non è una sfera no, immobile, come pensavano gli Aristotelici, ma è una sfera imperfetta e poi lo scriverà in modo meraviglioso nel dialogo sui massimi sistemi nella prima giornata quando dirà quando io ero a Padova, nel frattempo se n'era andato, nel 1610, quando ero a Padova, vidi la Stella Nova, e la Stella Nova dimostrò il fatto che gli astri celesti, fa scrivere Galileo ai suoi personaggi, sono imperfetti, fragili, cangianti, e proprio per questo è nata la vita sulla Terra. Non perché eh, la Terra, perché se la Terra fosse stata di platino o di oro, non ci sarebbe successo nulla sopra. Che è una bellissima espressione, tra l'altro, che è molto simile a quella di De Andrè, che sui diamanti non crescono i fiori, Galileo l'ha scritto nella prima giornata del dialogo sopra i massimi sistemi, dove c'è perfezione aristotelica, non succede nulla, non c'è movimento. Qui da queste osservazioni nascerà poi una rivoluzione scientifica naturalmente, quella galileiana. Galileo va via nel 1610, ma aveva già completato il Siderius nuncius, stava lavorando ai suoi lavori fondamentali di meccanica e poi, che poi concluderà, con il Granduca di Toscana in, eh, a Firenze, pentendosi poi amaramente di aver lasciato Padova. In una famosa lettera dirà eh, chi me l'ha fatto fare di lasciare Padova, lì ero libero di fare quello che volevo, avvicinandomi al papato le cose sono un po' complicate, diciamo, avvicinandosi a Roma e quindi eh, dice a, a Cremonini, a Padova ho passato i 18 anni più felici della mia vita. Ecco ancora la patavina libertas, e siamo nel 1592. Anche qui garantita da Venezia perché dobbiamo essere chiari su questo, no? Perché Galileo aveva fatto dei brevetti fondamentali per la Repubblica veneziana e per la suo, il suo predominio nel Mediterraneo. A Padova gli veniva garantita la più assoluta libertà di insegnamento, di ricerca e di espressione, e quella cattedra che vedete lì che è quella da cui lui, lui era di bassa statura, saliva su e faceva le sue lezioni, faceva lezioni pubbliche, a cui invitava anche persone che non erano formalmente studenti dell'Università di Padova. Su questo tornerò dopo, sul fatto che a Padova le lezioni erano pubbliche, erano trasparenti. La Patavina Libertas vuol dire anche questo, vuol dire la trasparenza, non chiudersi dentro delle mura e parlare in latino, ma... Parlare in volgare e aprirsi con delle lezioni eh, pubbliche. 1545-1592. Aggiungo soltanto un'altra data che è il 1595. È l'anno in cui, pochi, a pochi metri da quella cattedra, basta andare nel cortile antico e andare sull'altro lato del cortile antico, che è una meraviglia cinquecentesca, poi con alcuni rifacimenti del 600, e c'è il teatro anatomico. Il Teatro Anatomico è un'altra meraviglia di Palazzo del Bo, un'altra meraviglia di Padova, perché è il più antico teatro anatomico stabile al mondo. Anche qui bisogna essere precisi, perché sapete che gli storici hanno un sacco di contestazioni. C'erano prima, ci sono stati prima dei teatri anatomici, ma erano quelli che venivano montati e smontati alla bisogna. Il primo teatro anatomico istituzionalizzato e stabile, che è lì dal 1595, è quello di Padova. Ed è un altro gioiello che vi invito a visitare se venite a Padova. È piccolo con questa struttura no? a cono rovesciato, tutto di legno ed è ancora quello originale, è ancora esattamente quello del 1595 perché è rimasto intatto, non ha mai subito per fortuna danni. Ah, ci stavano circa 120-140 persone. Le autopsie venivano fatte alcune volte all'anno, sempre d'inverno, ovviamente, per ovvi motivi di igiene erano quasi sempre condannati a morte, ma non necessariamente. Non è vera quella cosa che spesso si dice che la Chiesa non era d'accordo e aveva vietato, no, la Chiesa eh, adava, eh, approvava queste autopsie, tant'è che a, a volte erano presenti sul primo schienale o sul secondo schienale anche le autorità ecclesiastiche. La libertà di Padova non era messa in discussione a Padova. Certo, quelli che, facevano, quelli che dicevano certe cose a Padova poi fuori da Padova hanno avuto un po' di problemi, ma a Padova no. Anche questo è importante, perché sopra c'era Venezia che garantiva, che ha garantito sempre fino alla fine del Settecento. In quel teatro anatomico non ha lavorato Vesaglio, Vesaglio è stato a Padova precedentemente, in un altro teatro anatomico che è andato perduto, che era di quelli in, in non stabili, però Vesaglio sapete che a Padova è stato ed è a Padova che ha concepito le sue tavole meravigliose sulla, sulla fabbrica del corpo umano, eh, meravigliose poi ha lasciato Padova e morirà poco dopo giovane, ma Vesaglio a Padova sostanzialmente fonda l'idea di un'anatomia osservativa, quindi autoptica, e poi verrà seguito da grandissimi, eh, da Fabrizio d'Acquapendente, da che è colui che ha fatto ehm, il teatro anatomico, Giovanni Battista Morgagni, il fondatore dell'anatomia patologica, sono tutti stati a Padova. E questo è il motivo per cui si dice, giustamente gli storici concordano, sul fatto che la medicina moderna come la intendiamo ancora oggi, basata non sui libri, sulle autorità, sulle scritture, ma sull'osservazione del corpo umano sano e malato, nasce a Padova e nasce in quel teatro anatomico. Tra l'altro, adesso non c'è tempo, ma insomma, quello che succedeva nel teatro anatomico durante un'analisi autoptica era una sorta di rituale, uh, c'era della musica sotto il cadavere, sotto il corpo che veniva poi analizzato, C'erano dei musicisti sotto, nascosti, che suonavano per allietare. Gli studenti stavano sopra, perché naturalmente i miasmi salivano verso l'alto, quindi quelli più sfortunati erano gli studenti. I, le autorità cittadine stavano nei primi due spalti, poi c'erano i professori e poi c'erano tutti gli studenti. Era un, ri, un rito. Il professore non metteva quasi mai le mani direttamente sul cadavere per non correre in rischio, lo faceva fare ai suoi assistenti, ma dirigeva tutta l'operazione e indicava gli organi e dava tutte le osservazioni sul corpo umano. A noi oggi questo sembra banale, ma il messaggio culturale che questo voleva dire a quel tempo era io per studiare il corpo umano non leggo più Galeno e le, Aristotele e le autorità scritte, voglio vedere il corpo umano e adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere e lo vediamo tutti insieme. Questa è la nascita della medicina moderna osservativa, che poi era anche una medicina già sperimentale, perché poi per esempio Harvey, William Harvey da Londra, viene a sapere di questa tradizione padovana, corre a Padova ed è attraverso tutta una serie di osservazioni che lui fa e di proto-esperimenti che scopre la circolazione del sangue. A Padova anche questo accade. Quindi, Qua si dice giustamente che anche la scuola inglese, poi Harvey torna e fonda la scuola inglese, è nata a Padova sostanzialmente, si è formata a Padova. Allora, eh, un ultimissimo spunto sul teatro anatomico che eh, il mio maestro Giulio Giorello ricordava sempre, non facendo riferimento a questo caso specifico, teatro e teoria hanno la stessa origine etimologica. Il teatro anatomico, era un teatro anatomico non a caso, perché era un teatro letteralmente, cioè si andava a teatro, si andava a vedere, noi potremmo dire uno spettacolo, ma se io dicessi uno spettacolo volgarizzerei, si andava a vedere qualcosa di importante che stava accadendo. Teoria, ha la stessa teoria scientifica, ha la stessa radice, cioè vedere e a partire dal vedere fare un'ipotesi che possa spiegare quello che tu stai vedendo. Ed è interessante che teoria e teatro abbiano la stessa radice perché il mettere in mostra e il condividere pubblicamente le conoscenze è proprio la radice del metodo scientifico. Non può esistere metodo scientifico nella segretezza. Chiunque vi dica, e purtroppo è successo, io ho fatto una grandissima scoperta scientifica. E alla domanda, bene, fammi vedere come ci sei arrivato, qual è stato il tuo metodo, se costui o costei vi dice non te lo posso dire. Già lì non esiste più il metodo scientifico. Okay? Vedi caso stamina, vedi casi di tanti imbroglioni che ci sono stati. Se il soggetto in questione vi dice che deve tenere segreto il modo con cui è arrivato a quel risultato, non c'è null'altro da aggiungere. È già fuori, come dire, dal metodo scientifico, perché la, la scienza è teoria, e teatro. Okay? Devi spiegare in modo trasparente agli altri quello che. Stai facendo, e gli altri devono andare a controllare le tue osservazioni, devono poter rifare quello che tu hai fatto in quel teatro e controllare se le tue osservazioni sono o meno corrette. Allora, queste tre date che vi ho citato sono il motivo tecnico per cui gli storici della scienza... Ecco perché ci tengo a dire questo perché non, non c'è nessuna autocelebrazione qua. Eh, io non sono padovano, ripeto, sono arrivato dieci anni fa. Vado, quindi sono un filosofo della scienza e studio queste cose in modo così professionale. Questo è il motivo per cui tecnicamente, in quel mezzo secolo, 1545-1595, è un mezzo secolo esatto, nasce la scienza moderna. E nasce a Padova, come hanno detto i grandi storici della scienza. Nasce a Padova per questa congiuntura, d'accordo? E se andate a vedere. Ortobotanico significa nascita di quelle che oggi chiamiamo scienze naturali, eh, teatro anatomico, la medicina, eh, Galileo le scienze fisico-matematiche, i tre grandi ambiti ancora oggi delle scienze delle scienze naturali, diciamo. Allora, eh, e tutto questo accade in un luogo, accade in una città, accade attraverso, immaginatevi anche le, le, le coincidenze, no? mentre Galileo fa lezione e parla del suo metodo, negli stessi anni ci sono quelli che vanno al teatro anatomico, quelli che vanno all'orto botanico, il tutto in quei selciati lì, sotto quei portici, in quelle piazze. A me piace immaginare questa, questa situazione. No? Um, e un, una volta uno storico ha detto, no, E erano, è stato un mezzo secolo di ribelli, di anticonformisti, poi sono successe tante altre cose importanti, nel Seicento la prima donna laureata al mondo, no? Lelena la Cornaro Piscopia, però io voglio soffermarmi in particolare su questo, su questo, su questo mezzo secolo. Eh, allora, e vado verso la conclusione: perché non voglio farla troppo lunga, noi potremmo chiederci quali sono state le condizioni che hanno permesso che in una città come Padova, in quel momento, accadessero tutte queste cose insieme. Perché, come sanno bene gli storici, ma lo facciamo spesso anche noi, filosofi della scienza, noi ci chiediamo: ma perché a Firenze, no? Il rinascimento? Ma perché in un certo luogo, in un certo momento, succedono certe cose? Non è facile rispondere, ovviamente, a questa domanda, però qualche ipotesi possiamo farla. Innanzitutto, pensate a un dato meramente demografico. Quando Galileo nel 1592 arriva a Padova, Padova ha più abitanti di Londra. Quindi cominciamo un attimo a no? Allora, a quel tempo Padova aveva più abitanti di Londra. Cosa volevo dire? Padova era una metropoli a quel tempo, era un centro attrattivo, importantissimo. E questa è la prima condizione importante che io chiamerei libertà di movimento. Perché per me a Padova lavoriamo molto su questo, potrà sembrarvi strano, ma la libertà di movimento fisico è la base di tutte le altre libertà in ambito scientifico. Se le donne e gli uomini che fanno scienza non possono spostarsi, non possono attraversare un confine, non si possono parlare, non possono condividere le loro idee, non c'è scienza. E Padova era esattamente questo, a Padova arrivava gente da tutta Europa liberamente. Uno prendeva da Londra veniva a Padova, da Parigi veniva a Padova, Erasmo da Rotterdam viene a Padova, Shakespeare passa da Padova, Vesaglio viene a Padova, William Harvey viene a Padova. La strada dei 40, dove vedete tutte quelle... Quelli affreschi, è fatto perché celebra 40 tra i più importanti studiosi, tutti stranieri, arrivati a Padova. È la sala dei 40 perché rappresenta un po' l'internazionalità della nostra università, che non è un fatto del 1900, ma, e questo è un elemento curioso che mi ha sempre colpito molto, c'era già nel 1222, cioè quando l'università viene fondata. La storia la sapete, l'Università di Padova nasce perché un gruppo di studenti e di docenti bolognesi Migra, si separa, fa una sorta di secessione, polemicamente, perché era una fase in cui a Bologna c'erano alcune ristrettezze di libertà. Nel 1222, pensiamo intorno all'estate, verso la fine dell'estate, simbolicamente prendono, partono a piedi, arrivano a Padova e fondano lo Studium Patavinus, lo studio Patavino, con la benedizione del Comune, naturalmente, che da loro i primi spazi iniziano la storia con una bolla che dà inizio, che altrimenti non potremmo dire che è nata nel 1222, che dà inizio a questa, a questa storia. Già nel 1222 gli studenti, noi siamo andati a rivedere, ci sono pochi documenti, ma quei pochi sono chiari, dal 1222 fino al 1260 sono un po' scarsi, dal 1260 in poi sono molto più precisi, gli studenti erano già divisi in quelle che a Padova si chiamavano Naziones, c'erano gli studenti della nazione francese, spagnola, Polacca, dell'Est Europa, Germanica, inglese, c'erano gli studenti divisi in naziones dentro la stessa università. Tutti i primi rettori non sono stati italiani. Il primo è stato spagnolo, poi c'è stato un polacco, poi un tedesco e avanti così. I rettori erano studenti nella prima fase, cioè erano eletti tra, dagli studenti e tra gli studenti, e pagavano gli stipendi ai professori. Una situazione che oggi può sembrare piuttosto strana. Okay? Gli studenti e le loro famiglie pagavano direttamente gli studenti e i professori. Era una sorta di consorzio, si chiamava libera associazione tra studenti e docenti. Questa è stata la prima università. Con Fazioni che si a volte anche combattevano perché Padova è il luogo del, delle polemiche, della, 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 della conoscenza fatta per agonismo. Ancora adesso, a Padova, ancora adesso tu non puoi imporre niente a nessuno dei miei colleghi, ma neanche la firma nella mail. Okay? tu non puoi dire a Padova adesso tu nella, tutti nella mail mettete il logo degli 800 anni. Non puoi dire questa cosa perché sarebbe contro la patavina Libertas. Devi dire, cari colleghe e colleghi, se vi va, ci sarebbe questo logo, se volete metterlo, ci fa piacere perché così tutti celebriamo gli 800 anni. Ma soltanto se vi fa piacere. Così si fa a Padova, perché non si può imporre niente alla patavina liberta. So che hai neanche un logo nella mail è vero, è questo è successo, è succede normalmente. C'è cioè proprio la sacralità della patavina liberta, della libertà di espressione. Dicevo, già nel 1902 ci sono le nazioni. Cosa vuol dire questo per me? L'Europa unita culturalmente c'era già a Padova nel 1222, prima che diventasse un'entità politica, prima che, che, che ci fossero tutta una serie di riflessioni, prima delle guerre di religione anche in Europa, c'era un'unità culturale che si percepiva chiaramente e se voi leggete i documenti dell'epoca è chiaro questo. No? Padova è un luogo da cui gli studenti da tutta Europa possono venire qui, possono studiare liberamente, si mettono d'accordo con i loro docenti. I docenti si prendono i migliori che ci sono in giro e quindi arrivavano, andavano, venivano, tornavano, quindi il meglio che c'è, e così è nata quella università. Quindi libertà di movimento, di andare, di tornare, di venire, di condividere delle conoscenze. Questa è la, è la prima condizione secondo me. La seconda è naturalmente la libertà di espressione, che è quella che condivideva, che garantiva, scusate, Venezia libertà di movimento e libertà di espressione. Venezia garantiva espressamente che i docenti e gli studenti Patavini potessero dire quello che volevano e studiare quello che volevano. Addirittura, altro caso unico che avverrà poco dopo, Um, il 1221 ma è, è ancora nella stessa fase storica che vi dicevo prima, Venezia imporrà che a Padova si possa studiare e insegnare indipendentemente dalla propria professione di fede. Unico caso in Europa. Quindi Padova, la Serenissima dirà a noi non interessa che uno possa insegnare o meno con una professione di fede e quindi noi lauriamo ebrei, luterani, cattolici liberamente. Ci sono delle lauree a alcuni grandissimi studiosi ebraici, eh, meravigliose, cioè, abbiamo ritrovato i documenti recentemente, è e molto, e molto antiche, quindi addirittura indipendentemente dalla professione di fede. Questa è la libertà di espressione no, radicale che veniva garantita a Padova credo sia la seconda condizione importante. Ne aggiungerei una terza e vado a, a concludere, che, pro, che dico con un linguaggio moderno. A Padova si è sempre fatta quella che oggi noi chiamiamo ricerca di base. Cioè, a Padova non c'è mai stato nessuno che ha detto: tu fai questa ricerca perché io mi aspetto da te un'applicazione tecnologica precisa o una traslazione, no? una conoscenza soltanto traslazionale. Tu vieni qua e studi quello che ti interessa studiare, quello che è interessante studiare. Poi. I veneziani lo sapevano benissimo, è da quella ricerca di base che poi vengono fuori le applicazioni anche più lucrose dal punto di vista economico. Però non te lo impongo a priori. Vai in Egitto, porti a casa il caffè: chi avrebbe mai detto che questo portava a casa il caffè e che avrebbe avuto tutto questo ritorno? No, però vai, vai in giro per il mondo, porta a casa piante, perché una su dieci sarà importantissima anche dal punto di vista commerciale. Questa è la ricerca, è la radice della ricerca di base. Anche Galileo che usa il cannocchiale sulle navi veneziane e poi un bel giorno lo punta verso il cielo è una serendipità, no? Nel senso, non era nato per quello scopo, poi lui lo punta verso il cielo e succede tutt'altro. Anche quella per i veneziani era ricerca di base, poi diventa una rivoluzione scientifica, d'accordo? Ma in origine era il fatto che gli avevano fatto fare quello strumento per certe ragioni militari e poi lui lo applica e lui lo punta eh, verso il cielo. Quindi. Questa è una lunghissima tradizione patavina. Tra l'altro, in questi giorni viene ulteriormente celebrata in modo indiretto perché il premio Nobel a Svante Pabo è un, per la prima volta un Nobel per la medicina dato a uno che fa ricerca di base e due suoi studenti lavorano anche, eh, sono passati da Padova e, 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 e c'è una bellissima collaborazione su quei temi, sull'evoluzione umana, no? Neander e così via. Finalmente un premio Nobel dato a uno che non ti dice che avrà delle applicazioni mediche dallo studio del DNA antico, però. Abbiamo imparato tantissimo da quelle ricerche, da dove veniamo, che, siamo, che abbiamo un po' di DNA neandertaliano dentro di noi, abbiamo scoperto, abbiamo scoperto specie umane nuove. Quella è la ricerca di base. Quella è la ricerca basata sulla curiosità. E finalmente, appunto, c'è un premio Nobel anche per la medicina, ma anche il premio Nobel per la fisica, che è stato annunciato martedì da Anton Zeilinger, Alan Aspert e così via. È un, un, un premio Nobel dato a una ricerca fondamentale che poi ha avuto delle applicazioni tecnologiche formidabili, dal computer quantistico alla crittografia quantistica. Tra l'altro, Zeilinger pure è passato da Padova e collabora con, con i nostri colleghi ehm, padovani. Quindi potremmo dire che Padova in qualche modo ha anticipato una strategia che poi è stata applicata altre volte con grandissimo successo. Voglio solo ricordare il modo con cui gli Stati Uniti d'America sono diventati i leader mondiali nel secondo dopoguerra della ricerca scientifica e tecnologica. Lo sono diventati perché il capo di quel progetto, che si chiamava Vannevar Bush, nessuna parentela con la famiglia Bush, viene incaricato prima da Truman e poi dai presidenti successivi di rendere gli Stati Uniti la più grande potenza della scienza e della ricerca. E cosa fa Vannevar Bush? Fonda questo suo programma sulla serendipità e inizia a finanziare ricerca di base, a tutto campo in tutte le discipline con questo motto che ripeteva a tutti le applicazioni più importanti in campo fisico tecnologico medico nascono sempre dalle sorgenti più remote e inaspettate diceva Vannevar Bush quindi non finanzio quello che mi aspetto abbia un'applicazione finanzio la conoscenza perché so che dalle sorgenti più remote e inaspettate verranno fuori le applicazioni più potenti lo ha fatto per 15 anni e gli Stati Uniti sono ancora adesso minacciate un po' dalla Cina e da altri, ma sono ancora adesso la più grande potenza scientifica e tecnologica al mondo. Quindi questa visione della ricerca di base, lo ripeto, non è romantica, non è che lo diciamo perché ci piace soltanto, ma, è, ma funziona, è esattamente il modo con cui deve funzionare la ricerca. E quindi anche questa ossessione no, di chiedere a chi lavora nell'università... L'applicazione, il riscontro immediato è con va contro questa idea della libertà di ricerca come libertà fondamentale. Fatti le domande che vuoi, fatti delle domande intelligenti, cerca di darti delle risposte. Nove volte su dieci non arriverai da nessuna parte, ma quella volta che arrivi da qualche parte lì fai la differenza. Mentre se io continuo a finanziare soltanto il mainstream, cioè ciò che è già consolidato, sono sicuro che avrò qualche piccolo avanzamento ma sarà piccolo perché ho continuato a far piovere sul bagnato, non so se mi spiego, no? continuo a lavorare su sentieri già percorsi. Invece le Padova, la storia di Padova, in generale la storia delle grandi mh, avventure scientifiche dimostra che la novità sta fuori dal campo già battuto, è lì che devi andare a esplorare. Finisco soltanto con due ultime cose che volevo dirvi. Vi ho fatto l'esempio del 500 di quel mezzo secolo d'oro patavino, le condizioni che, secondo me, hanno permesso di avere quel, quel mezzo secolo, ma quali sono gli effetti? Beh, gli effetti io ne sceglierei due. Il primo è che se tu, questo è quello che è successo a Padova, beh, allora è inevitabile che a Padova la conoscenza scientifica sia sempre stata pubblica e trasparente, cioè comunicata a tutto. A tutta la cittadinanza e mai eh, privatizzata. Galileo, lo dicevo prima, fa lezioni pubbliche. Galileo, pochi anni dopo, decide di raccontare la sua rivoluzione scientifica non con un testo tecnico e con un dialetto con un gergo eh, tecnico, ma lo fa con un'opera teatrale letteralmente teatrale perché il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo è un'opera teatrale ci sono tre personaggi ogni personaggio in persona ha una visione del mondo ci sono delle giornate cioè degli atti teatrali e in ogni atto succede qualcosa succede qualcosa nella mente di quei tre ed è un pezzo di teatro meraviglioso tant'è vero che è stato fatto molte volte ovviamente a teatro ma perché Galileo lo immagina come teatro così torniamo al teatro teoria teatro anatomico Teatro anatomico, una rivoluzione scientifica raccontata con una pièce teatrale, perché lui voleva, da un lato, raccontarla in modo indiretto, cioè mettere in bocca la sua rivoluzione a un personaggio teatrale, questo è no, il trucco narrativo, ma poi perché la teoria è un teatro, è un teatro argomentativo, perché lui naturalmente parteggia no, per... Uh, L'idea uh, copernicana, ma te la racconta attraverso un avvocato del diavolo che prova a metterla in discussione. Quello è il metodo scientifico, è esattamente il metodo scientifico. Non te lo dico perché io sono una nuova autorità. Che sostituisce l'autorità aristotelica precedente. Te lo dico perché io ho delle evidenze, delle buone argomentazioni. Se tu provi a mettermi in discussione, io ti so rispondere. Ecco il dialogo sopra i due massimi sistemi. È una visione trasparente, argomentativa della scienza. Ecco perché Galileo è il fondatore del metodo scientifico. Questa è la ragione fondamentale e del metodo sperimentale, ovviamente. No? E tutto questo, appunto, implica una trasparenza del linguaggio. Vi voglio solo fare un altro esempio. Eh, Padovano, che è importante, non viene mai ricordato, nella seconda, seconda metà dell'Ottocento a Padova lavora Giovanni Canestrini. Giovanni Canestrini è stato il fondatore della, della scuola antropologica italiana, fonda a Padova la prima cattedra di antropologia, poi ci sarà Paolo Mantegazza a Firenze, ma insomma è l'inizio nel positivismo italiano dello studio fisico dell'evoluzione umana. Giovanni Canestrini arriva a Padova, da Trento, prima poi a Modena, poi arriva a Padova, a Padova fa gran parte della sua carriera. E fonda, ripeto, una tradizione di ricerca che poi è arrivata a noi, è arrivata al mio dipartimento ancora adesso, dopo un po' di generazioni. E cosa fa Giovanni Canestrini? Traduce in italiano Charles Darwin, è la prima cosa che fa. Cioè, una rivoluzione scientifica inglese, lui la prende, comincia a scrivere a Darwin, è stato uno dei principali corrispondenti di Darwin. Lo ha anche aiutato in alcune opere, lo critica su alcune sue idee. Darwin lo ringrazia, gli risponde, insomma, alla pari. Traduce Darwin in italiano e così cosa fa? Fa un'opera di politica culturale a Padova, cioè capisce che la rivoluzione darwiniana ha un valore scientifico, che tra l'altro, parentesi, anche Darwin come Galileo decise di raccontare non in un dialetto tecnico, ma con un'opera di divulgazione delle moji, che è l'origine delle specie, che è un capolavoro tutto suo, è una specie, come ha detto Osip Mandestam, il grande scrittore, di passeggiata in un giardino. Della delizia della conoscenza. E Darwin ti prende per mano e ti porta a fare una passeggiata. È un libro vittoriano, godibile, piacevole, entri dentro un lungo ragionamento. Anche Darwin ha fatto questa scelta, non a caso, no? Una scelta di prosa, non una scelta di gergo tecnico. Canestrini lo traduce. E così compie un'operazione culturale meravigliosa perché porta il Darwinismo in Italia. Che viene poi preso dai positivisti italiani, che diventano i maggiori, tra l'altro, poi diffusori, e anal analisti e interpreti della rivoluzione darwiniana in Italia. E il positivismo padovano, Ardigò, eccetera. È tutta un'altra storia che potremmo raccontare, ma non c'è assolutamente tempo. Ma Canestrini, insieme con gli altri positivisti, padovani e non, è anche colui che dice. Guardate che la rivoluzione darwiniana, la nuova antropologia, le nuove scienze naturali dell'uomo, non dobbiamo raccontarcele tra di noi. Dobbiamo fare quelle che loro chiamavano le lezioni popolari. Dobbiamo uscire dall'università e raccontarle agli operai, diceva Giovanni Canestrini. Dobbiamo raccontarlo alle massaie, chi è Charles Darwin. Che detto oggi, che noi, noi oggi diamo per scontato cosa sia la divulgazione, no? Ma questo lo dicevano negli anni 60 e 70 dell'Ottocento, che dovevano spiegare Darwin agli operai. Okay. E lo hanno fatto, lo hanno fatto tantissime volte con delle elezioni popolari molto famose. Che poi è quello che succede un po' di tempo dopo anche in area germanica, eh, austriaca, con Ernest Mach, che dice che le, la rivoluzione fisica va raccontata con le elezioni popolari. No? Ma c'era stato prima Giovanni Canestrini, c'erano prima eh, gli italiani con questa idea. Chiudo soltanto ricordando ovviamente che l'altro effetto... Ma questo lo sapete già, quindi dedico poche parole, che questa libertà dà fastidio a tanti e ha sempre dato fastidio a tanti. Ha dato fastidio a Padova, ha dato fastidio ai francesi, ha dato fastidio agli Asburgo, quindi l'8 febbraio e la rivolta ai moti del 1848 ha dato fastidio a tutti coloro che hanno un pensiero autoritario e questo continua ad essere. E non è quindi un caso, secondo me, che dopo questa storia Padova venga riconosciuta in Italia, come caso unico in Italia, come un'università a cui assegnare la medaglia d'oro al, al valore militare, non al valore civile, per la lotta contro il nazifascismo. Perché si decide di dare a una università la medaglia d'oro al valore militare? Cosa c'entra? Beh, c'entra perché centinaia di studenti e di docenti. Padovani vanno sulle montagne, fanno la resistenza e, e ci lasciano, lasciano la vita. E un rettore, Concetto Marchesi, che poi diventerà un padre costituente, all'inizio di dicembre del 43 fa una mossa eccezionale perché fa il discorso di apertura dell'anno accademico con la marmaglia fascista che lo minacciava sotto il podio e fa capire quello che sta per succedere lascia l'aula magna e ha già scritto un appello che poi fa pubblicare agli studenti dicendo studenti adesso è il momento di imbracciare le armi, di andare in montagna e di fare la resistenza armata contro questa marmaglia. Perché voi, dice Concetto Marchesi, adesso dovete ricostruire l'Italia del futuro. Adesso, e, e scriva una lettera piena di speranza, non è una lettera di morte, è una lettera, vede, voi siete i costruttori dell'Italia che verrà. Però adesso dovete andare a combattere e vengo anch'io ed entra in clandestinità. Medaglia d'oro al valor militare per questa scelta, no? dolorosissima, rischiosissima. E quindi, e chiudo davvero: questo è il motivo per cui noi ci sentiamo immediatamente coinvolti quando. Succedono cose come quelle che sapete molto bene, ben note in questo periodo e quindi noi abbiamo subito avviato un programma perché poi la libertà si difende con i fatti concreti, non si difende con le parole. Quindi noi adesso abbiamo un programma speciale per accogliere in Italia studentesse afghane che riescano ad abbandonare il paese attraverso il Pakistan, ne sono già arrivate a decine e potete trovare online i discorsi che queste studentesse afghane fanno quando vengono qua. E non vi dico niente, ma... Fanno, fanno venire i brividi nella loro semplicità, dove ci dicono grazie di averci accolte qui, noi adesso qui studiamo, ma noi studiamo qui perché poi vogliamo tornare là e vogliamo cambiare il nostro paese. La stessa cosa facciamo con studenti e studentesse ucraine adesso, dalla Birmania, e adesso lo faremo ovviamente anche con l'Iran per difendere coloro che rischiano. Le ragazze che stanno rischiando la vita adesso per la libertà di tutti noi, non soltanto la loro, in Iran. Tutto questo è coerente con quella storia che vi ho raccontato, e non, è, non sono soltanto parole. Eccolo, non volevo farla troppo lunga, ma insomma, questa per me è la libertà di ricerca letta. Nella sua universalità attraverso la storia particolare dell'Università di Padova. E vi ringrazio molto e vi ripasso la parola. Grazie davvero, Telmo Pievani, perché insomma eh, a parte che. Ci ha dato anche, abbiamo tutti un desiderio di andare a vedere questo orto botanico perché ci piace vedere le cose anche no? e, quindi, e quindi adesso lo guarderemo, lo guarderemo sicuramente con altri occhi ricordando tutto quello che eh, ci ha detto. Ehm, mi chiedo se ci siano delle domande dal pubblico o addirittura, perché potrebbe essere anche così ci siano delle domande dal nostro pubblico virtuale non so se perché se no io delle domande le farei sì eccola là bene allora io ti lascio ah no ce, ce, ce l'hai lì e io sto qua benissimo eh, innanzitutto grazie mille io ho studiato a Padova per dieci anni e... Quindi Padova mi ha dato tanto e attraverso questo discorso ho rivissuto insomma, molti ricordi e anche un'esperienza molto positiva. Eh, la mia domanda forse è molto anche banale. Eh, ho apprezzato molto queste tre direttive diciamo, fondamentali che lei ha tracciato per quella che deve essere la libertà della ricerca, le tre condizioni. Eh, questa libertà di movimento, questa libertà di espressione... E um, uh, adesso mi Libertà sono di ricerca, in quanto tale. Sì, uh, stavo pensando però um, al, al presente, appunto, e come possiamo preservarle. Nel senso che uh, mi sembrano uh, direttive, um, in, in, per certi versi, almeno questa forse è la mia prospettiva personale messe anche in crisi, penso soprattutto alla libertà di movimento, nell'esperienza di giovani ricercatori sempre più precarizzati, si traduce in questa esaltazione della mobilità che però non sempre eh, si traduce in delle condizioni di ricerca positive, perché ci sono poi delle difficoltà materiali, ad esempio. Una direttiva totalmente diversa è quella della libertà di espressione che viene ora impugnata. Magari non per difendere la vera libertà di, di espressione. Sono due temi molto diversi, però mi chiedevo eh, come le possiamo difendere e come un'università, come si può muovere un'università per, per difenderle. Soprattutto la questione della mobilità che si lega a come si fonda la ricerca eh, può ancora essere, diciamo, gestita da un'università o si insomma si lega a delle condizioni che sono nazionali o anche addirittura quasi globali. Eh, grazie. Certo, ma guarda, sicuramente le condizioni sono globali, internazionali, però non deve, questo non deve diventare un alibi. Noi abbiamo fatto questa riflessione a Padova, nel senso che una singola università, se è grande, se ha le spalle larghe e se ha otto secoli di storia alle spalle, deve fare il primo passo. Noi ci abbiamo provato tante volte e devo dire che questo ci ha ripagato tanto perché la libertà di movimento, la libertà di espressione sono libertà che presuppongono come dice la Costituzione italiana peraltro, libertà dal bisogno cioè queste libertà non ci saranno mai se uno non ha appunto le possibilità materiali di praticarle no? quindi se c'è se non c'è la libertà dal bisogno la Costituzione italiana dice che le libertà fondamentali non valgono solo di principio valgono, devono valere anche di fatto no? dall'articolo 3 in poi, spiega molto bene questo e di fatto vuol dire che non basta che tu enunci il principio di quella libertà, ma lo devi garantire nella normativa, lo, gar lo devi garantire nei fatti. E questo è, penso sia no, l'elemento fondamentale. Quindi, se non ci sono le risorse per garantire quella libertà, quella libertà è, au è auto automaticamente minacciata. Allora, cosa possiamo fare noi? Noi, per esempio, a Padova abbiamo ormai da diversi anni un progetto di mobilità in tutte e due le direzioni dove si mettono tante risorse per attrarre, per esempio, perché noi ovviamente a noi va benissimo che i nostri ragazzi, le nostre ragazze vadano all'estero, ma la cosa importante è che ci sia una capacità di attrarre poi le migliori intelligenze. Italiano o non italiano, non importa in Italia da noi. E adesso sta succedendo questo. Ed è impressionante perché se tu faccio solo questo esempio Prendiamo situazioni applicabili di eccellenza, i vincitori di IRC in Europa, no? quindi eh, ricercatori che già hanno dimostrato di essere capaci di superare una selezione durissima dell'IRC in tutte le discipline, umanistiche, scientifiche. Noi li corteggiamo e diciamo loro, che siano italiani o no, guarda, se tu vieni a Padova, io ti garantisco le stesse condizioni materiali che tu hai in un altro paese europeo, mediamente. Ti do un laboratorio come quello che avresti in Germania, in Francia, ti do uno stipendio perché si può contrattare equiparabile a quello che hai, vieni da noi a fare ricerca. Ci ha risposto di no 1 su 66. E questo mi fa pensare di quanto l'Italia possa essere un posto bello in cui fare ricerca, perché questi non ti dicono di no per venire in Italia, per vivere in Italia e fare ricerca in Italia. E questo per me è molto importante perché dimostra esattamente quello che dicevo prima, cioè se tu dai loro la possibilità di essere liberi dal bisogno, di non avere delle disparità materiali evidenti come c'è in molti altri campi, poi vengono in Italia. E questo ti dimostra la grandissima potenzialità che noi avremo. In più, adesso stiamo vedendo un altro fenomeno che è impressionante, adesso i nostri studenti internazionali, quindi adesso vediamolo dall'altro punto di vista, diciamo bottom up stanno arrivando tantissimi studenti internazionali, abbiamo triplicato, decuplicato il numero di studenti internazionali. Molti di questi vengono da paesi più deboli dal punto di vista formativo, dal, dall'Est Europa, dall'Asia e così via. Beh, questi stanno facendo delle carriere da noi strepitose. Hanno una fame, una voglia, un desiderio di riscatto. Perché studiandoli da noi chiaramente lo capisci nei loro occhi che c'è un riscatto non solo per loro ma per la loro famiglia, la loro storia e tutto il dolore che si portano dietro della loro storia e stiamo assistendo a delle storie bellissime. Faccio solo un esempio perché ci siamo messi tutti a piangere l'altra volta quando è successo, eh, tesi di laurea di biotecnologie, laurea magistrale quindi fine del percorso. Una delle lauree più difficili che abbiamo noi, uno studente albanese, si è laureato, bravissimo, 110 lode, una tesi molto bella. Ha già vinto il posto di dottorato, quindi adesso parte va all'estero eh, a fare ricercatore. Fa la sua dissertazione, poi alla fine fa: adesso però voglio farvi vedere una slide in più. Se mi date un minuto, il presidente di commissione fa: bene, certo. Fa vedere una slide dove si vede la nave Vlora, vi ricordate quella con 20.000 albanesi che è arrivata a Bari? Fa vedere questa nave, fa, e poi clicca. E si vede un cerchietto rosso su un ragazzo che si sporge giù dalla balaustra, tutto schiacciato. Ce l'ha fatta guardare qualche secondo e fa. era mio papà e dedico a lui questa tesi. Noi ci siamo messi tutti a piangere, perché è esattamente quello che deve fare una università, no? Universitas: cioè, fai vedere quello che vale indipendentemente da dove vieni dalla tua storia. E io ti permetto di arrivare a avere una laurea magistrale, fare ricercatore, diventare. L'aristocrazia del pensiero, questo è bellissimo. Secondo me, è il nostro lavoro. Mi si permette, prima di tutto, un complimenti per. Per, per questa bellissima presentazione la prima riflessione è che dopo 17 anni di estero forse dovrei tornare in Italia come, come, la seconda riflessione scusami è, dopo, do di, dopo, dopo 17 anni di estero forse dovrei tornare ah, okay. in Italia a continuare um, mi viene da chiedere um, come si, la sua posizione o il suo pensiero nei riguardi e mi rifaccio anche all'intervento precedente di questa libertà di movimento che sembra che giustamente è essenziale, negli ultimi due anni e mezzo, tra pandemia e adesso costi di energia, gas, gasolio, eccetera, la, il movimento di personale, di tutte le persone, comprese di professori, studenti, eccetera, è stato estremamente limitato e quindi ci siamo appoggiati a Zoom, alle conferenze, tutto quanto online. In un certo senso il movimento è stato praticamente sobbalzato e... e completamente annullato e ci siamo resi conto che è possibile continuare a fare la ricerca anche senza spostarsi. Mi chiedo quale sia la sua, il suo pensiero nei confronti di questi ultimi due anni mm. e se effettivamente sua post, il postulato che lei sostiene che la libertà di movimento è essenziale. E il movimento fisico o il movimento mentale mm. a cui si riferisce? Certo. Eh, su questo c'è un dibattito in corso anche nella nostra università, perché diciamo adesso sta prevalendo eh, anche a Padova, ma non soltanto a Padova, diciamo, nel sistema nazionale italiano universitario, un po' un effetto di rimbalzo e quindi tutto torna ad essere in presenza e solo in presenza. E io sono d'accordo su questo, anche gli incontri scientifici, i convegni, è, è evidente che è incomparabile. La ricchezza che tu puoi avere se vieni a Padova a fare un convegno e dopo la sessione andiamo a parlare, andiamo a berci qualcosa, andiamo a berci uno spritz e cominciamo a discutere, vengono fuori nuove idee, piuttosto che un contesto che automaticamente è molto più ingessato e formale come un contesto in Zoom. Quindi io sono d'accordo su questo. Però la vedrei forse in un modo un po' più laico: nel senso che, per esempio, io dopo la pandemia mi sono reso conto di quanti viaggi inutili ho fatto per convegni, e quanto ho inquinato inutilmente prendendo aerei che avrei potuto benissimo non prendere. Allora mi chiedo, certe volte, dati certi contesti, dove so che devo andare lì soltanto a parlare un quarto d'ora a far vedere un poster, ma mi conviene davvero prendere un aereo, star via tre giorni, spendere un sacco di soldi. Cioè, guardiamole in modo laico questa cosa. Quindi, se vogliamo fare, per esempio, degli eventi in presenza, d'ora in poi, facciamoli in modo tale che sfruttiamo veramente cos'è la presenza. Quindi ci diamo i tempi giusti e organizziamo le cose in modo tale che lo facciamo in presenza perché vogliamo che far tesoro di cosa. Altrimenti lo facciamo in Zoom e va benissimo in Zoom. Quante riunioni adesso noi facciamo nei gruppi di ricerca e anziché prendere il treno andare tutti a Roma o andare tutti in una capitale europea lo facciamo in zoom ed è molto meglio quindi io questa reazione come dire un po' ideologica che c'è cioè adesso aiuto basta basta zoom capirlo umanamente lo capisco però sarei un po' più laico e vedrei caso per caso di fare tesoro di quello che è successo durante la pandemia. Perché una cosa che mi ha impressionato molto è che le tecnologie che abbiamo usato durante la pandemia, avremmo potuto benissimo usarle nel 2018-2019, ci è voluta la pandemia per capire che esistevano le piattaforme di discussione online, quindi perché non farne tesoro? E se uno studente mi dice che deve stare a Roma perché ha un problema di famiglia e non può seguire la lezione, perché gli devo dire di no? metto un link Zoom e lui si collega a Zoom, io ho tutti gli studenti in aula e lui fa lo Zoom, non è una tragedia. Cioè la vedrei in modo un po' più flessibile questa cosa, del, in modo un po' più ibrido che non, che non, come sta succedendo adesso. Però sono in minoranza, eh, perché invece la maggioranza dei miei colleghi adesso dicono si torna in presenza, fine, perché non siamo un'università telematica, verissimo. Non si è, però ecco, forse c'è una via di mezzo tra queste due cose. La mia domanda era invece più rivolta proprio al futuro, nel senso che eh, ci ha mostrato proprio quanto è stata grandiosa la, la tradizione accademica in Italia, a Padova, ma non solo. Dopo quello, qualche, insomma, qualche secolo e mezzo, abbiamo visto che in realtà eh, adesso l'Accademia italiana ha, molto, ha vissuto una crisi, sta in crisi per molti aspetti. Ecco, mi chiedevo uh, che visione ha della ricerca italiana nel futuro e come evolverà e, per esempio, se pensa ad un modo come si può coinvolgere la classe dirigente italiana a capire quanto è importante la ricerca accademica o anche la società italiana, vedendo anche in luce appunto questa storia stupenda che abbiamo che spesso ci scordiamo. Ecco. Eh, questa è una bellissima domanda. Eh, è difficile rispondere in modo sintetico, però vado diciamo, per macro punti. Eh, ci sono luci e ombre, tra le ombre ci sono quelle ben note. Eh, abbiamo passato un'altra campagna elettorale dove di questo non si è discusso. Proprio non esiste. In Italia nell'agenda politica non si discute di ricerca, non si discute di scienza, non si discute di crisi ambientale, di climate, change. non c'è niente. Si continua a discutere sempre del, dell'ultimo. Eh, L'ultima parte del problema, le bollette, l'aumento dei prezzi, ma nessuno ti propone una visione del nostro paese che vada alle cause remote, alle cause profonde di quello che noi stiamo vedendo. E questo, non so cosa dirti, è proprio un problema culturale delle nostre classi dirigenti, io l'ho incontrato tante volte, ci ho parlato anche con figure apicali, tu gli parli… Ti danno una pacca sulle spalle, sì, sì, hai ragione, hai ragione. Poi la loro agenda è un'altra. Si voltano dall'altra parte e cominciano a discutere di tutt'altro. Quindi non, non, non so cosa dirti, proprio non riesco a parlarci. Abbiamo una classe politica che non è culturalmente all'altezza dei problemi che, che, che abbiamo davanti. E questa è un'ombra. L'altra ombra è come mi dici tu, i problemi interni all'Accademia, l'ossessione anche per la quantificazione, ne parlavamo prima. Ma, però guardiamo anche qualche luce. Per esempio, adesso c'è molto pessimismo su come possiamo utilizzare i fondi PNRR. Quello è sbagliato, secondo me, non possiamo avere una, un, giudizio già, un pregiudizio già negativo. quella è una grandissima occasione e le regole con cui dobbiamo spendere quei soldi sono molto rigorose: non ci sono proroghe, vanno spese in tre anni, sono finanziamento a progetto, devi ottenere dei risultati sulla biodiversità, su quant'altro. quella è una grande occasione, dobbiamo spenderli bene perché dobbiamo spenderli in modo da formare una nuova classe di ricercatori, come, come dice. L'Unione Europea, dobbiamo fare progetti sostenibili anche dopo, che è una cosa eticamente molto giusta. Mi dai dei soldi, io li spendo in modo tale che possa creare qualcosa che va avanti anche dopo il 2026, per le future generazioni. Questo è giustissimo. Eh, ecco, quei soldi ci vengono, e sono tanti, che stanno arrivando in Europa, adesso cominciamo a spenderli in questi mesi, vanno spesi in modo etico e responsabile. E questa è una grandissima occasione. E devo dire che per la parte che vivo io, che io sono dentro uno di questi centri, che è quello sulla biodiversità, questa consapevolezza i miei colleghi ce l'hanno e ci sono delle nuove generazioni, io conosco di più l'ambito scientifico, quello umanistico di meno, ma in ambito scientifico ci sono le nuove generazioni che ragionano come te, che ragionano come noi e che hanno questo spirito etico. Certo, non dobbiamo, come dire, deluderle per l'ennesima volta, però io vedo tante, tante possibilità. Il problema sta sempre nella media in Italia, nel senso che noi sappiamo che i migliori studentesse e studenti italiani quando vanno all'estero fanno dei, delle carriere strepitose, ma perché sono la creme che noi produciamo, noi dobbiamo alzare il livello medio poi. L'eccellenza italiana quella è fuori discussione. Però non dobbiamo mai soltanto guardare quella parte, dobbiamo far crescere la media di tutta la formazione italiana. A parte mia, innanzitutto, per la bellissima presentazione storico-culturale, mi sono sentito orgoglioso di essere allumno dell'università. Ho studiato anch'io a Padova e eh, vedere ripercorrere queste tappe importanti della storia mi ha fatto sentire veramente, come dire, come quando ero a Padova, e orgoglioso di essere patavino, pur non essendo più a Padova. Eh, mi permetto di eh, come dire, fare un salto spazio-temporale, cogliendo la sua presentazione, spostandomi al presente in Germania perché il tema di, eh, che lei stasera ci ha proposto, la libertà di ricerca, è un tema attualissimo, ed è attualissimo uh, per una serie di dilemmi crescenti che si pongono su almeno due versanti. Un versante che mi permetterei di... Definire di politica interna, è un versante di politica estera. Politica interna significa banalmente che negli ultimi anni ci sono stati in alcune università delle situazioni di conflitto, proteste, eh, intolleranza, ehm, discussioni sul pluralismo disciplinare. Io lavoro ad Amburgo, tre anni fa ci fu una polemica molto dura perché uno dei fondatori del movimento di estrema destra alternativa per la Germania è un professore dell'Università di Amburgo, dopo aver concluso la sua esperienza politica eh, è ritornato all'università, voleva fare lezioni, professore di economia, era stato uno dei fondatori del movimento proprio perché era molto critico nei confronti dell'Europa, c'era stata da parte degli studenti una protesta fortissima. La polizia ha dovuta intervenire per garantire la libertà di insegnamento, ci fu all'epoca un grande dibattito, non so che cos'era la libertà, era la libertà di consentire a un docente di fare la sua lezione o di consentire a un fondatore di movimento di estrema destra di come dire, essere attivo pubblicamente. Ma spostandoci magari sul presente attuale del secondo versante di politica estera, con lo scoppio della guerra in Ucraina, le associazioni scientifiche, le università tedesche subito, si sono schierati in modo univoco per una interruzione completa delle relazioni scientifiche con la Russia. Um, sicuramente per motivi politici, per motivi legati al uh, supporto che le università anche russe hanno poi prodotto nei confronti della guerra, ma anche banalmente per timore che collaborazioni in settori considerati strategici potessero portare dei vantaggi alla Russia, parti di sicurezza, eccetera. Uh, Dall'altro lato. Il Ministero della Ricerca tedesca, la, il dibattito pubblico che negli ultimi mesi si è sviluppato su questi temi ha messo sempre più in evidenza il bisogno che ci sia da parte dell'università un impegno crescente nei confronti di temi di sovranità digitale, studi di sicurezza. Allora la politica cerca in un certo senso di orientare l'università in questo contesto eh, di eh, dimensioni internazionali di tensione. Nei confronti di altri paesi come la Cina, come la Turchia, siamo ancora rimasti ambigui, c'è quindi una dimensione di politica della libertà di ricerca. Allora quello che le volevo chiedere, guardando a questi due scenari, è che tipo di discussione c'è su questi due versanti in Italia, se c'è o se non c'è, e come è percepita la discussione sul valore della libertà scientifica di ricerca in ambito diciamo, interno e di ed internazionale e se c'è qualcosa che la Germania può imparare dall'Italia da questo mm -hmm. punto di vista. Ma guarda, sono, ne sono totalmente d'accordo con l'analisi che, che hai fatto e devo dire che il dibattito che c'è stato e c'è in Italia è molto simile, eh, è molto con le stesse parole che hai detto tu, le stesse parole che hai, ti faccio due esempi perché è capitato anche a noi. Eh, nel caso della, della guerra di aggressione della Russia, contro l'Ucraina noi abbiamo preso una posizione dopo una lunghissima discussione all'interno della nostra comunità di pratica solidarietà con le studentesse e studenti ucraini sono venuti, continuano a venire, abbiamo un sacco di programmi di collaborazione ma allo stesso tempo in tutti i documenti noi mettiamo che la stessa solidarietà, la stessa collaborazione la facciamo con tutti coloro che in Russia o fuori dalla Russia contestano questa situazione, che sono dissidenti e da noi sono benvenuti. Certo però abbiamo anche specificato che siccome la conferenza dei rettori russi, della Federazione Russa, ha apertamente esposato le posizioni putiniane, noi quelli... Non li vogliamo, quindi noi non collaboriamo con quelli. È una posizione coerente: una posizione, tu prendi una posizione, ma non deve essere una posizione di chiusura, che è una follia contro la cultura russa, contro gli scienziati russi, come sta succedendo al CERN, no? che li vogliono far smettere di lavorare solo perché russi, quando molti di quelli in realtà hanno già preso posizioni di dissidenza nei confronti del regime putiniano. E cosa fai? Li metti in difficoltà ulteriormente anche fuori dalla patria? Cioè, è chiaro che non ha nessun senso, no? quella è una posizione insensato dal punto di vista ideologico. Quindi secondo me se si sta fermi sui principi, poi discutendone, perché le discussioni sono state accese, si trova un modo per prendere decisioni che sono coerenti con quei principi. È capitato anche noi di avere singoli docenti che hanno delle posizioni estremiste nella nostra... Accademia. e la prima cosa che facciamo è specificare che quando dicono quelle cose le dicono a titolo personale, non a titolo della nostra istituzione e ribadiamo che quello che è stato detto è contrario ai nostri valori fondativi e che quindi quel signore e quella signora non sono benvenuti nella nostra comunità. Purtroppo non abbiamo gli strumenti per cacciarli e quindi resta la loro patavina libertas, però la posizione dell'Ateneo è chiarissima nello sconfessare chi va contro i nostri principi che sono i principi di 800 anni di storia, quindi secondo me, se hai so, se le spalle solide dal punto di vista dei principi, è che a volte mi sembra che noi traballiamo un po', anche in ambito europeo, è come se non fossimo abbastanza convinti della, del, del, della forza dei nostri valori democratici e di libertà, che invece secondo me sono un'onda che qualche volta viene repressa ma alla fine torna sempre fuori, e alla fine vince secondo me. Quindi abbiamo gli stessi problemi che avete voi ad Hamburgo, temo. C'è un ragazzo che voleva... Aspetta che arriva il microfono, se no non ti sentono da casa, credo. Oh, ok. No, due. C'è un signore prima e poi lui. No, non lo so. No, vabbè, uguale, uguale, uguale. uguale. Egal. I'm Sono of statistics at a State Berlin. Sie möchten, Sie können, Sie können also ruhig auf Deutsch sprechen und dann. Okay, ich möchte zurückkommen auf La liberta della ricerca, Uni patrimonio da Defendere. Ich glaube, dass Sie in Ihrem sehr, sehr interessanten emotionalen Vortrag sehr stark die Fundamente in Bezug auf die Organisation oder die Institutionen der Forschung gelegt haben. Mir fehlt etwas der Brückenschlag in die Richtung Veritas, Libertas und Justitia. Nehmen Sie den von Ihnen Galileo Galilei. Sie wissen ganz bestimmt, wie ich auch, dass wissenschaftshistorisch man ihm vorwerfen kann und das berechtigt, dass er experimentelle Daten im Zusammenhang mit den Versuchen Force equals Mass times Acceleration gefälscht hat, nicht um Geld zu machen, sondern weil er Angst hatte, dass das dumme Publikum, seine Mitmenschen, äh, ihm nicht trauen würden und er Fehler gemacht habe. Also es geht auch in diesem Zusammenhang mit den Schlagworten darum, wie kann die Universität Padua beispielsweise oder meine Freie Universität Berlin und alle Universitäten sichern, dass Forschung in die Wahrheit findet. Sein ganz aktuelles Problem, Schlagwort, und damit will ich aufhören, ist false science, fake science. Die, die Hybris haben die wissenschaftliche Forschungsrichtung, Hypothese, Experiment, Weiß, Beweis oder Unterstützung und Gegenbeweis aufzuheben dadurch, dass man viele fast unsinnige Hypothesen kreiert und den arglosen Mitmenschen und Laien verwirrt, indem man immer mehr Möglichkeiten schafft, was möglich sein kann. Sie alle kennen das im Publikum, mehr Zigarettenindustrie. Die haben Millionen investiert in einer langfristigen globalen Strategie. Wie kann ich Gegenbeweise antreten, dass Tabak nicht Lungenkrebs fördert? Und sie haben gesagt, allein das Mitrauchen ist schon ein Problem. Und man hat immer mehr Sachen konstruiert, um wissenschaftlich mit dem Wahrheitsgesinn zum Missbrauch zu führen. Und ich sehe das als Wissenschaftler einer ganz großen Probleme und würde gerne fragen, haben Sie das Problem in Padua angegangen und sehen Sie die große Gefahr, die da entsteht heutzutage und durch die globalen Medien potenziert wird? Grazie della domanda. Certamente sì. Eh, noi abbiamo un vantaggio nella nostra sfortuna, se vuole. Noi abbiamo pochissimi finanziamenti privati. La nostra università vive per il 90% di soldi pubblici e, e con quelli facciamo il meglio che possiamo fare. Questa è un po' una sfortuna perché ci piacerebbe avere molti più soldi dai privati, ma in Italia, come lei sa bene, non esiste un sistema di finanziamento dal privato all'università. Sono pochissimi i soldi che arrivano dai privati. Eh, in questa sfortuna c'è una maggiore garanzia di libertà, nel senso che a noi nessuno dice che dobbiamo dare un certo messaggio per non dispiacere a uno sponsor o a un donos e, e, e vogliamo fare tesoro di questa libertà. Eh, devo dire, qualche volta succede... Che su progetti però molto particolari, molto specifici, abbiamo dei donors che non hanno proprio che hanno qualche scheletro nell'armadio, diciamo. Allora noi lo specifichiamo fin da subito che qualsiasi risultato venga fuori da quella ricerca, noi lo pubblicheremo in modo trasparente indipendentemente se poi a loro dispiacerà, pazienza. Questo è già successo due volte da quando io sono lì. io sono responsabile proprio della comunicazione istituzionale del mio ateneo e quindi se qualche privato mi dà dei soldi, noi specifichiamo che questo non deve inficiare in alcun modo la pubblicazione dei risultati o dare più peso a certi risultati o meno. Altrimenti pazienza. Perché noi per fortuna sopravviviamo comunque con i soldi pubblici. Però mi rendo conto che i casi che fa lei sono molto noti, i mercanti di dubbi eh, sul fumo da sigaretta, ma anche sul climate change c'è stata una campagna che è durata tanto tempo, molto molto discutibile. Quindi... Poi, se lei mi chiede in generale al di là di Padova, come fare, secondo me, bisogna darsi delle, delle regole molto più stringenti. Eh, e bisogna che il pubblico lo faccia, cioè lo Stato deve darsi delle regole su questo. E eh, Secondo me, però su questo, questa è una mia posizione politica, su alcune applicazioni molto potenti, penso per esempio alle biotecnologie, noi lo facciamo tanto, che hanno delle implicazioni molto vaste, secondo me la priorità deve rimanere al pubblico. Cioè va bene l'investimento privato, ma deve esserci anche quello pubblico e deve essere il pubblico a controllare. Tutto il processo. Però su questo io sono in minoranza perché vengo accusato di essere uno statalista che vuole che lo Stato controlli, essere troppo poco liberista. Però secondo me per combattere questo vizio che è terribile e molto pericoloso eh, è soltanto il pubblico, c'è cioè la comunità. Tutti i cittadini, i soldi di tutti sono quelli che possono garantire e con la trasparenza ovviamente. Però mi rendo conto che questo è un problema molto grave, soprattutto in un contesto di ricerca scientifica in cui devi pubblicare continuamente, pubblicare tanto, devi pubblicare spesso paper molto simili tra di loro e la tentazione di imbrogliare, la tentazione di forzare i dati purtroppo c'è. Molti studi non sono riproducibili, tra l'altro. E anche quindi è difficile andare a controllare, quindi c'è un grosso problema, sicuramente, nella comunità scientifica in questo momento, da questo punto di vista, sono molto d'accordo. Eh, la storia del ragazzo albanese era molto toccante. Come lei ci ha raccontato, ci sono molti studenti che, che provengono da paesi in difficoltà: Ucraina, Afghanistan, Iran. Secondo lei, questi studenti, in un futuro prossimo, potranno aiutare a, a modernizzare le loro nazioni? Eh, questa è una bellissima domanda. Guarda, non posso, dire, non posso risponderti, però ti dico quello che dicono loro, perché il modo migliore è ascoltare quello che dicono loro. Quasi nessuno di loro, mi ha colpito molto questa cosa, quasi nessuno quando ci parli dicono. Ah, ma io adesso rimango in Italia e non ne voglio più sapere del mio paese. Quasi tutti ti dicono ah, io sono qua, grazie, eh, mi laureerò qui e farò, voglio sviluppare le mie conoscenze qui, ma io poi torno nel mio paese perché io voglio cambiare il mio paese. Te lo dicono quasi tutti. E questo io trovo che sia molto bello perché la mobilità deve andare in tutte le direzioni, non è che noi vogliamo... Eh, quindi, è prenderci migliore, le migliori intelligenze no, di altri paesi. Noi vogliamo che ci sia un continuo scambio: nel, nel senso che non c'è la fuga, il problema non è la fuga dei cervelli. Il problema è che ci sia una mobilità in tutte le direzioni delle intelligenze, perché sappiamo che questo favorisce poi la conoscenza di tutti. Padova, ho sottolineato apposta questa storia, perché Padova deve la sua fortuna al fatto che la gente veniva, arrivava, andava quando voleva. Arrivava a Padova, trovava ospitalità, trovava fondi per fare ricerca e poi Vesaglio a un certo punto ha deciso che voleva andare in Grecia, va in Grecia, si ammala, muore, ha fatto quello che voleva. Eh, Arvi è stato a Padova un po', poi se ne è tornato a Londra e ha fatto la sua scuola a Londra, va benissimo così. Non è padovano perché non, è, non ha mantenuto l'insegnamento a Padova, non importa, però noi Harvey lo consideriamo nostro perché la circolazione del sangue l'ha scoperta a Padova. Questo è il punto, no? Cioè, alla fine quello che conta è la qualità dei risultati e quello che tu riesci a fare in una comunità. La diversità e la mobilità sono le risorse fondamentali per questo. Quindi non è che prendiamo le studentesse afghane perché siamo buonisti, le prendiamo perché vogliamo rispettare i nostri principi, perché facciamo del bene a loro, ma soprattutto facciamo del bene a noi accogliendo ragazzi così bravi e pieni di voglia di studiare, di voglia di riscatto. Quindi è un vinco io e vinci tu. C'è un'altra domanda qui sulla destra? Sì, non funziona il microfono. Dove? No, ho sbagliato, non pensavo ci fosse. sono delle domande sul web? Eh, allora colleghiamoci perché non possiamo fare... Ah, che una bello, E poi. come si fa? Le devo leggere? No, no, le leggo io. Ok. Uh, <ride> <ride> Alcuni individui, questo però sì. c'è il nome? Eh. Sì, okay. cioè, va bene. Alcuni, individui, alcuni individui eccezionali in grado di emergere nonostante condizioni di partenza di relativo svantaggio ve ne sono, ci sono sempre stati. La sfida rispetto alla quale anche la nostra Costituzione impegna le istituzioni è di creare le condizioni perché si realizzi una progressiva uguaglianza delle opportunità dalla quale siamo ancora molto lontani. Secondo Pievani sarebbe auspicabile un impegno diretto degli intellettuali in politica più forte di quello attuale? Domanda di Vassallo Valerio Ivo. È eh, una bella domanda questa. Eh, no, non ho una risposta, se non che durante la pandemia e durante questa fase di crisi io... Credo che la figura dell'intellettuale, non so, questo mi interesserebbe sapere com'è andata in Germania, ma in Italia si è estinto completamente, è scomparso. Eh, abbiamo avuto autorevoli filosofi che hanno difeso tesi in, inconcepibili dal punto di vista anche filosofico contro le mascherine o contro i vaccini. Non, per esempio la filosofia, la filosofia della scienza, gli intellettuali in Italia, nessuno ha saputo dare delle chiavi di lettura. Io mi immagino che l'intellettuale la domanda è questa, l'intellettuale è quello che in una situazione incerta ti sa dare una visione, ti sa dare un'interpretazione in base alla sua cultura, in base alle sue conoscenze. Io non ho visto nessuno in Italia. C'erano gli scienziati, i virologi, gli epidemiologi che rispondevano alle emergenze, ci davano le informazioni, ma non ho visto nessuno che ci ha dato una visione, che ci spiegasse cosa stava veramente succedendo da un punto di vista globale, da dove vengono le pandemie, come le pandemie sono legate alle disuguaglianze, alle guerre, alla povertà, alla crisi ambientale. Cioè, uno, Questo dovrebbe fare l'intellettuale. E quindi, premessa la, la risposta, non li ho, sono un po' estinte queste figure qua. Ognuno fa le sue piccole cose nell'università. Eh, anche a me è capitato spesso di sentirmi addosso l'idea, ma cosa, cosa, chi te lo fa fare di continuare ad andare in giro a raccontare queste cose? Fai la tua ricerca, perché dedicare tutto questo tempo alla comunicazione? Perché penso che un intellettuale debba fare questo, secondo me, indipendentemente poi dalla, dalla sua provenienza. Sul fatto che debba. Come dire, fare politica direttamente ho dei dubbi, nel senso che, eh, ma forse perché è legato alla mia storia familiare. Mio papà ha fatto politica per tanto tempo e mi ha sempre insegnato che la politica è una cosa alta, una cosa seria, che richiede un grande impegno e che se la fai la devi fare come spirito di servizio, smettendola di fare quello che fai. Io so, mi piace talmente tanto fare quello che faccio che, a parte che non mi ha chiesto nessuno e sono contento di questo, ma non, non la farei, diciamo, non, non, non penso che sia il mio mestiere. Però nel momento stesso in cui dico questo, vedo quanta incompetenza c'è in chi lo fa e dico: Ma quasi quasi, se ci fosse qualcuno di un po' più preparato, sarebbe meglio. Quindi non so bene come rispondere. Mi piacerebbe che ci si tornasse, ma so che non succederà mai più. Al fatto, ma so che in Germania, per esempio, questo è, so che siete messi meglio di noi, che ci siano delle strutture, per carità, in Italia ormai parlare di partiti è considerato eresia. Però che ci sia qualcosa, una struttura che faccia un po' di selezione delle classi dirigenti prima che arrivino a farsi leggere. E anche queste ultime elezioni sono state un disastro perché noi in Italia, non so se lo sapete, ci siamo inventati questa legge elettorale con queste liste bloccate, per cui ci siamo inventati dei finti collegi uninominali dove ci sono dei candidati piovuti da Roma che non hanno mai avuto nessun rapporto con quel territorio, quando in Inghilterra, negli Stati Uniti, mi ricordo quando vivevo là. Il, il, il deputato o il senatore di un certo territorio, i suoi cittadini hanno il suo numero di telefono, ok? Da noi non sai neanche chi è e, e li chiamiamo collegi uninominali e abbiamo eletto della gente che non conosciamo sulla base di listini bloccati. Questa non è democrazia, questo è, è che si sono scelti i loro collegi e hanno deciso già prima chi doveva andare in Parlamento e chi doveva andare al Senato. Quindi questo è terribile nel senso. Quindi è chiaro che questo dovremmo combatterlo, eh, non so come, ma insomma. Persino vi faccio questo esempio: so che mi vogliono male. insomma. Persino i Verdi. Voi avete dei Verdi che hanno saputo no, raccogliere un certo consenso. Da noi i Verdi, mettendosi insieme con un'altra formazione politica, hanno preso poco più del 3%. Beh, la cosa che mi ha stupito tantissimo è che sono contenti. Cioè, sono contenti di aver preso il 3,2%. Perché? Perché sono riusciti a mandare in Parlamento 10 tra deputati e senatori, sono contenti. Allora il fatto che siano contenti mi fa capire una cosa, cioè che il loro obiettivo qual era? Era quello di mandare 5 o 6 deputati in Parlamento, non era quello di, fare, eh, come dire, di portare davvero nel dibattito pubblico il tema dei verdi, della green economy e così via, no, era quello di portare un po' di gente in Parlamento e eh, questo è il problema dell'Italia, no? le conventicole, le piccole storie politiche, le piccole sette politiche che non riescono a uscire dal loro cortile. lei parlava appunto della libertà di Padova come momento di dell'università di Padova come momento di grande libertà. Io ricordo che nel 1979 Padova il 7 aprile io ero là, ho visto io. era ecco. Quindi eh, è stato un momento incredibile non solo per Padova, ma per tutta la storia italiana. A Padova insegnava Antonio Negri. Antonio Negri era un teorico, eh, uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo, probabilmente eh, vicino alle Brigate Rosse. Ancora non si sa, non si sa se si può dire. Però eh, e aveva degli studenti, degli studenti che poi venivano da tutta Italia. Era un, eh, Padova era un centro importantissimo da questo punto di vista: autonomia operaia e eh, tutti questo, questo tipo di movimenti. Le chiedo. Secondo lei, quel momento ha rappresentato un momento di eh, eh, l'apice di questa libertà di Padova? Ed è la prima domanda. La seconda domanda è che cosa è successo dopo? Perché io so che c'è stata una fortissima repressione, non solo militare, gli M16 giravano per Padova, ma credo anche poi eh, politica, culturale. E Padova ricorda ancora quel momento? E come lo ricorda? E come lo vive? Eh, questa è una bellissima domanda. Io, però, non sono molto competente in questo. Padova ti posso rispondere sulla parte finale? Sì, è, un è molto presente questa storia, e devo dire, dopo tanto tempo che è stata rimossa, perché è molto dolorosa, appunto, e figlia eh, esito poi di una repressione che è durata tantissimo, fino agli anni 80 e più, eh, diciamo che ci sono stati alcuni docenti, ne cito solo uno bravissimo, Carlo Fumian, un grande storico nostro che si sono messi lì, hanno rivisto i documenti, hanno riscritto tutta quella storia. Questo è stato molto importante per me, perché ci siamo, per, per la mia comunità almeno, perché abbiamo ricostruito che cosa è successo, abbiamo capito davvero quello che è successo e questa è stata una sorta di pacificazione, di rasserenazione. Però non conosco quella storia, quindi io non l'ho vissuta, ero piccolino e la sentivo da mio padre, non ero a Padova, quindi non l'ho vissuta, non so dirti. Posso dirti che penso sia stata una delle tante manifestazioni della Patavina Libertas, con le sue contraddizioni, con i suoi errori, soprattutto sul tema della violenza pubblica, però credo sia stata una delle manifestazioni e non mi stupisco che sia successo a Padova, perché c'era stato il concetto marchesi, c'era stata la Costituzione, c'era stata tutta una storia negli anni 50-60 che ha avuto anche questa derivazione. Però più di questo non so dirti perché veramente non l'ho studiato. Carlo Fu mi ha, mi ha raccontato queste cose, quindi lo so, lo so soltanto per conoscenza indiretta, diciamo. Sì, è uno storico della resistenza e poi di tutti i movimenti di contestazione del Novecento e poi con il suo gruppo di ricerca ha, ha studiato in particolare approfondito i temi della contestazione di quegli anni. Siamo molto avanti. Con il tempo, ma penso che ehm, questo non sia altro che la conseguenza della pluralità di temi e di aspetti che abbiamo toccato. E questo mi fa pensare che nonostante ci sono. Ci sono temi che si possono sviluppare in moltissime direzioni e eh? ad esempio questo ultimo anche della memoria storica che è stato citato adesso, ma eh, il ruolo anche della capacità o meno non tanto nei termini dell'intellettuale, dello scienziato intellettuale politica, ma quanto della capacità anche di entrare in una comunicazione pubblica da parte degli studiosi dell'accademia, che trovo questo Forse può essere anche un tema interessante di confronto fra Italia e Germania, perché questo vale anche eh, sulla, diciamo, sui tipi di eh, mezzi di comunicazione che ci sono. Eh, io trovo che in Italia c'è stato un appiattimento notevole giornalistico di tutte le forme della comunicazione. In Germania c'è una diverricazione maggiore da questo punto di vista. Questo sarebbe anche interessante aprire un confronto su questo tema. Perché è stata un progr una progressiva deriva della mancanza di presenza, sia di, eh, di intellettuali o di, di umanisti se vogliamo. Ma dico in Germania c'è una tradizione stre strepitosa da parte anche delle Naturwissenschaften che prendevano eh, la medaglia Goethe. Perché vi ricordo, ah, non dico solo Einstein, che conosciamo tutti, Einstein e Infeld, ma insomma c'è tra la tradizione di Ernst Mach, di cui tu parlavi prima. Insomma, c'è una grossa tradizione. Da questo punto di vista, che forse in Italia, nella stessa misura, non c'è mai stata e soprattutto non c'è un'autoconsapevolezza di questo tema. C'è un problema anche di consapevolezza italiana, anche rispetto alla, e mi sembra che da questo punto di vista, anche quello che ci ha raccontato eh, nel della storia della libertà accademica a Padova, sia interessante stasera, proprio perché è anche una lezione di un'autoconsapevolezza. Che non solo l'Università di Padova, ma direi tutta l'Università italiana dovrebbe eh, e sarebbe auspicabile che riscoprisse. Eh, lo dico anche perché forse magari non è ovvio per tutti, ma io sono qui, ma sono un'universitaria, sono un'accademica, sono prestata qui dalla mia università, che è l'Università di Trieste, perché sono germanista e quindi magari posso mettere la mia conoscenza che è passata attraverso tante istituzioni, a cui io sono molto grata, a tante istituzioni tedesche, posso metterla al servizio del dialogo fra Italia e Germania. No? Quindi sono anche particolarmente sensibile a questo tema, avendo anche un po' studiato un pezzo a Padova. Quindi ho rivelato, comunque, al di là di questi personalismi finali, credo che i temi siano importanti e anche che eh, questo mi fa anche pensare che magari possiamo per il futuro anche progettare degli incontri. Quello che sta molto a cuore anche ehm, all'Istituto di Cultura Italiana di Berlino, che fa parte anche della sua missione, no? è intercettare. Anche tutti quegli studiosi italiani, poi anche qui il tema è ampio, che hanno trovato la possibilità di lavoro di ricerca qui. Mm -hmm. E sul tema della mobilità, del rientro, i cosiddetti cervelli in fuga, che è una formula che fa venire i brividi dall'orrore, no? Cioè ecco, su questo no? che cosa siamo capaci di portare chi viene in Italia, chi viene in Germania, come chi si sposta nella libertà accademica, cosa porta poi? Perché molto perché il tema poi che toccava eh, Telmo prima era gli studenti che vengono dall'Afghanistan vogliono tornare in Afghanistan in quel paese. Io credo che sia questo anche il tema di cosa portiamo da una parte all'altra. Ma ce ne sono tantissimi, io sono veramente profondamente grata a Telmo Pievani per essere eh, stato qui con noi stasera e spero che proprio da questa sera ci possano essere anche proposte e, e, e occasioni di incontro anche per parlare liberamente, voglio dire, non istituzionalizzare no? tutti i temi che abbiamo toccato stasera, perché se no ci troviamo di nuovo nel seminario chiuso e siamo sempre allo stesso punto. Vi ringrazio molto e vi ricordo anche il prossimo appuntamento dell'Istituto Italiano di Cultura ehm, in una, nella serie di conferenze che organizziamo. Con la Gemelle de Galerie per questa splendida mostra di Donatello a Berlino. Allora, l'appuntamento è qui in Istituto il 12 ottobre alle 19 con il professor Franco Farinelli, che è un geografo, un grande critico della ragione cartografica, che ci parla della prospettiva da Brunelleschi. A Cristoforo Colombo di come la prospettiva anche ci fa cambiare la cartografia del mondo. Quindi, anche questo penso sia un, un incontro interessante. Vi ringrazio moltissimo, ringrazio oltre a Pievani il nostro Johannes Hampel, la nostra regia tecnica, Arno Oberam e, e naturalmente tutti quelli che insomma ci, sono, ci hanno aiutato e voi il pubblico che siete stati qua fino adesso. Grazie, arrivederci. Grazie a voi.